Ciao Ilaria, come Ciao va? Tutto Piero, bene? bene. Bene, potresti farmi un caffè per piacere? Certo. Grazie. Lo prendi liscio? Grazie. Sì, grazie. Anzi, un po' corto Va addirittura, se bene. possibile. Eccoci qua. Voilà. Ma senti, mi hai messo via i tappi per piacere, hai trovato Certo, qualcosa? come no? Ah, Non non uno, ma un potevo. bel sacchetto di Un sacco, no, dai, tappi. davvero un sacco pieno di. Grandioso, Ti bastano, perfetto. vero? Sì, mi Perfetto. bastano e come mi bastano, Ascolta, Piero. assolutamente. Adesso io ho fatto lo sforzo di metterteli via. Mi dici a cosa ti servono? Sì, adesso te lo dico senz'altro. Guarda, questi ci serviranno per un esperimento. Con questi due tappi li trasformeremo in due nuclei e simuleremo la fusione, il processo che avviene nel sole e che noi cerchiamo di replicare in laboratorio. Wow. E con questo faremo vedere un po' come funziona. Oh, Penso. felice di Grazie. aver partecipato. Ma no, anzi, grazie, grazie a Grazie te per il mille. caffè, naturalmente, e per Ma tutti di questi tappi. Per niente. fare la fusione occorre mettere un pezzo di sole in una scatola. Il sole è molto caldo e quindi di fatto anche noi dovremo riscaldare a temperature molto elevate il nostro combustibile. E il motivo per cui lo facciamo è per vincere la repulsione coulombiana. Ma cerchiamo di capire di cosa si tratta. Vi sarà senz'altro capitato con qualche collega, con qualche conoscente, compagno di scuola, insomma, di non andare d'accordo. Vi sembra così antipatico e cercate di stargli il più distante possibile. Salvo poi che a un certo punto, per qualche circostanza, vi capita di stare molto vicino a lui per un po' di tempo, vuoi per un viaggio, o vuoi di lavoro in automobile, vuoi una cena, e scoprite che questa persona poi tanto male non è. E così magari si genera anche una forte amicizia. Ebbene, qualcosa di simile accade anche ai nostri nuclei. I nuclei sono carichi positivamente e quindi tenderebbero a respingersi l'uno con l'altro, salvo nel caso in cui riusciamo a portarli sufficientemente vicini in maniera tale da poter far entrare in gioco le interazioni nucleari che sono in grado di vincere quelle repulsive elettrostatiche, le interazioni nucleari che sono invece attrattive e sono in grado quindi di far fondere i nostri nuclei. Ma com'è che riusciamo a far andare così vicini vicini, si potrebbe dire, i nostri nuclei, perché le interazioni nucleari sono veramente a corto raggio. Lo facciamo appunto riscaldando il nostro gas. Quando il nostro gas è sufficientemente caldo, a temperature di centinaia di migliaia, addirittura di milioni di gradi, raggiunge il cosiddetto stato di plasma, che è il combustibile della fusione. Il plasma è un gas fatto di ioni positivi, i nuclei e di elettroni e come tutti i gas ha una proprietà molto interessante. La sua temperatura è proporzionale all'energia cinetica media del gas stesso attraverso una formula estremamente semplice, ma l'energia cinetica è a sua volta proporzionale alla velocità al quadrato dei componenti di questo particolare gas che si chiama plasma, e quindi se noi scaldiamo il nostro plasma a temperature sufficientemente elevate, le sue velocità sono talmente elevate da far sì che i nostri nuclei arrivino così vicini da far entrare in gioco le interazioni nucleari, responsabili quindi della fusione. Queste temperature di cui parliamo sono veramente elevate. Si parla di qualcosa in un futuro reattore o nell'esperimento ITER, qualcosa dell'ordine di 150 milioni di gradi, temperature che sono circa 10 volte più elevate di quelle all'interno del Sole. Abbiamo visto che portare un plasma a temperature molto elevate facilita i processi di fusione. Ma cosa succede ai componenti di un plasma a temperature di decine di milioni, se non di centinaia di milioni di gradi? I suoi componenti, nuclei, ioni quindi ed elettroni, si muovono di un moto casuale e durante questi moti casuali i nuclei collidono tra loro e si fondono. Per farvi capire come funziona, usiamo adesso i tappi che prima mi ha regalato Ilaria e che io ho trasformato in nuclei.
Il bianco supponiamo sia un nucleo di deuterio, il verde un nucleo di trizio e qui, come vedete, ho messo due pezzettini di velcro che consentono a questi nuclei di fondersi e di rimanere attaccati. Questa è la mia scatola, la scatola dove andremo a riprodurre un piccolo pezzo di sole e andiamo a mettere i nostri nuclei. Come vedete, deuterio e trizio sono separati tra loro. Allora, a questo punto simuliamo il riscaldamento, cioè l'agitazione termica delle particelle. Ed eccoci qua, e dopo questa sorta di balletto nucleare vediamo cosa abbiamo fatto. Apriamo la nostra scatola magica e, come potete vedere, gran parte dei nostri nuclei sono effettivamente fusi tra loro. Ne possiamo prendere, vedete, il deuterio si è fuso col trizio, abbiamo un bel po' di esempi di questi nuclei fusi qui dentro e questo è esattamente ciò che accade in un reattore a fusione. Il gas o il plasma ad elevata temperatura fa sì che i nuclei si fondano. Ma a questo punto la domanda sorgerà spontanea: ma che tipo di scatola ci servirà per andare a fare efficacemente questo processo, per tenere questo gas così caldo? Una scatola probabilmente molto particolare, direte voi. In realtà sì, è molto particolare, ma è anche molto immateriale. Ma questo lo vedremo in un'altra puntata.